Siamo nel magazzino del Banco Alimentare, una straordinaria realtà che da tanti anni in Lombardia e in tutta Italia aiuta chi non ce la fa, chi è povero, chi ha bisogno. E il tema del contrasto allo spreco alimentare è uno davvero dei cavalli di battaglia, una delle, possiamo dire, funzioni che maggiormente la Regione Lombardia svolge. Oggi abbiamo incontrato il Presidente, il Direttore Generale, tanti operatori, i volontari del Banco Alimentare, perché vogliamo capire come Regione Lombardia, che già da tanti anni è a fianco di questa meravigliosa realtà, Regione Lombardia è stata la prima regione che ha fatto una legge di contrasto allo spreco alimentare, possa fare ancora di più e meglio il supporto al Banco Alimentare e a tutte le associazioni, a tutta la rete caritatevole che intorno al banco lavora. Pensate, 18.000 tonnellate di cibo ogni anno viene raccolto e distribuito dal Banco Alimentare. L'equivalente di 102.000 pasti ogni giorno attraverso il Banco Alimentare viene raccolto e distribuito a chi ha bisogno e purtroppo non basta. E allora, siccome il numero di poveri assoluti in Lombardia e in Italia continua a aumentare e in particolare i bambini, cercheremo di attivare tutti gli strumenti, le leggi e le relazioni perché la Regione Lombardia faccia come sempre ancora di più.